In collaborazione con 55, un angolo di New York, a Milano, in via Pier della Francesca 55. 55. Ben ritrovati, gentili amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV. E vai, lo stadio. Scusate, ma sono stanco ma emozionato. Lo stadio King Fahd alle mie spalle, dove l'Inter ha battuto il Milan nella finale di Supercoppa per 3-0. Signore e signori, mi ha ricordato molto questa partita. Qua stanno spegnendo anche tutte le luci. Mi ha ricordato molto la semifinale di Coppa Italia. Conserverò questo pass, conserverò questa riproduzione che mi ha seguito fin qui. E ragazzi, è stata una gioia tremenda, fantastica da raccontare, essere qui. È venuta anche la trombetta. Viva l'Inter, ragazzi! Viva l'Inter! Supercoppati per due volte di fila. 35esima edizione della Supercoppa. L'Inter adesso ne ha 7. È il 43esimo trofeo. Inzaghi, Simone, che tanto critichiamo, beh, devo dire che sulle partite secche però, insomma, ci sa fare. È la sua quarta Supercoppa, due le aveva vinte alla Lazio, adesso due le ha vinte all'Inter. Lo so, adesso gli chiediamo lo scudetto, eccetera, in un campionato che è già reso impraticabile da un Napoli straordinario. Ma intanto l'Inter ha il suo trofeo stagionale. Cari criticoni, l'Inter ha il suo trofeo stagionale. Questa Supercoppa, che adesso qualcuno dirà che non è così importante, vi assicuro che è il 43esimo trofeo, ripeto, la settima Supercoppa, due Supercoppe di fila, essere supercoppati per due volte di fila, una volta battendo la Juventus e l'altra battendo il Milan, è una grandissima emozione. Ragazzi, ve lo dico, è stata una partita straordinaria, tant'è che poi in sala stampa ho appena detto a Simone Inzaghi: ma perché non si riesce ad essere sempre così? E lui mi ha guardato un po' torvo, ovviamente, perché mi è scappata anche a me la domanda da tifoso, perché chi fa il nostro mestiere, chi li segue tutti i giorni, sa perfettamente che non è la PlayStation, che non si può essere sempre così. Magari l'Inter fosse sempre così, però è stata qualcosa di fantastico, di eccezionale. Siamo una partita, devo dire, che si è messa subito bene. Di Marco, poi Dzeko, poi Lautaro, un gol più bello dell'altro. Onestamente non mi sono mai spaventato, ci sono state due situazioni, forse dalla distanza di Leao, che però non mi hanno mai impensierito. E applaudo tutti, anche quelli che sono entrati nel finale, perché comunque anche Correa la sua parte l'ha fatta nel tenere sul pallone. Certo, la partita era già segnata sul 3-0. Ragazzi, ma è un'emozione incredibile, incredibile tornare da Riyadh. Avevo detto, se non dovessi vincere non torno più, e invece farò 2 giorni da turista, vivo, bombarderò di documenti, di video, di cose che sto girando qui, ovviamente, perché questa notte me la ricorderò a lungo. E finalmente torna, tutto sommato, la mia statistica positiva, perché ogni volta che sono andato all'estero con l'Inter, ogni volta mi è capitato di tornare, ovviamente ogni volta che c'era una finale, mi è capitato di tornare con una coppa, con le 3 coppe UEFA, con la Champions League a Madrid. Purtroppo avevo bucato, ma insomma, col Siviglia a Colonia, e avevo questo cruccio, questo chiodo, no? E ho detto: adesso andiamo a fare sta Supercoppa a Riyadh. Avevamo già perso due finali col Milan, no? Lo ricorderete, una di Supercoppa nel 2011 e una nel 77. Però ragazzi, questa volta è nostra. Scusate, ma li abbiamo annichiliti, li abbiamo annientati. Certo che il Milan ha messo in mostra tutti i suoi problemi. Io mi innervosisco in senso buono con l'Inter, perché quando vedo una squadra come quella che ho visto stasera, dico: per quello che ho detto a Inzaghi, ma non si riesce ad essere, non dico sempre, poi mi sono lasciato trasportare, ma spesso così, più spesso di quanto siamo stati così. Ragazzi, è stata una partita straordinaria, ma li avete visti i gol? Ma li avete visti i gol? 10° e 21° un 1-2 straordinario. Poi il 3-0 di Lautaro su punizione di Skriniar è stato qualcosa di fantastico. Io
Ragazzi, sono emozionatissimo, ve lo dico sinceramente, ormai sono 35 anni che seguo l'Inter, ma questo entra ovviamente nei pass da collezione. Questi video che ho girato qui entrano nella mia collezione. Ci sono anche le sconfitte, non temete, perché nel calcio, nello sport, qualcuno non lo sa, ma la sconfitta è prevista. Ma buon Dio, ma la partita di stasera, ragazzi, posso dire? Poi chiaro che dipende sempre dall'avversario, ma per come l'ho vista io, sarà che sono qua a caldo allo stadio, ma a me è sembrata superiore a Inter-Napoli come qualità complessiva dell'Inter. Mi è sembrata superiore a Inter-Barcellona e voi mi direte, certo, dall'altra parte c'era il Milan, c'erano i rossoneri che non sono certamente al livello del Barcellona e del Napoli. Però ragazzi, non far toccare una palla alla squadra campione d'Italia in carica, beh, non è poca cosa, perché comunque ho predicato, avvicinandoci a questo appuntamento, che non fossero sottovalutati i rossoneri, che non fossero minimamente sottovalutati. E devo dire che, grazie a Dio, i nostri ragazzi mi hanno ascoltato. E quindi è bello vedere in albo d'oro due volte di fila il nome dell'Inter. In questa manifestazione, la Supercoppa Italiana, sì, magari qualcuno vi dirà, ma insomma, cosa conta? Cosa conta? Voi vi immaginate, voi per primi, il casino che avreste fatto se noi avessimo perso questa partita ancora una volta contro i rossoneri? E invece abbiamo non vinto, abbiamo dominato, abbiamo stravinto. E quindi, ragazzi, l'ho portata fin qua, perché io quando vado al seguito dell'Inter, ricordatevi che ci credo sempre. E quindi la trombetta può essere suonata qui tranquillamente allo stadio Re Fado. Ovviamente mi guardano come se fossi un pazzo, ma che ne sanno loro della gioia che ti dà, dell'orgasmo che ti dà l'Inter che vince poi contro il Milan, ragazzi, contro il Milan, con il quale avevamo e abbiamo tuttora un conto aperto. Sono molto contento, ragazzi, ve lo dico sinceramente, sono molto contento, ho visto una partita incredibile. Faremo le pagelle, domani farò le pagelle, ma vi regalerò una serie di video. Se trovo un cammello ci monto con la mia Supercoppa, ragazzi, ci monto con la mia Supercoppa sul cammello. Sì, come si bello a cavallo sto cammello con Supercoppa d'intimani, se vogliamo parafrasare Carosone, ragazzi. È un'emozione fantastica. Permettetemi di ringraziare anche il mio amico, grande interista, il dottor Macri, che come vedete mi ha voluto accompagnare, sostenere in questa trasferta, e quindi lo ringrazio, grande dottor Macri. Questo binomio, che da sempre, insomma, secondo me funziona, adesso non devo dirlo io, mi ha portato bene, ragazzi. Viva l'Inter, siate orgogliosi. Siete interisti, qui da Riyadh, Gianluca Rossi vi saluta, vi abbraccia uno per uno, vi manda un bacio e andate in giro a testa alta, perché siete due volte supercoppati, due volte supercoppati. Mamma mia, che goduria pazzesca! Viva l'Inter, ragazzi, viva l'Inter e vai di trombetta!